Prima di iniziare il secondo dibattito, appunto, del festival, c'è il saluto della SOA e la parola la passo a Giulia Mistichelli. Buonasera a tutti, io sono Giulia Mistichelli, la coordinatrice della SOA. Siamo molto contenti di aver quest'anno arricchito ancora di più il festival con questa parte di dibattiti, perché come associazione ci occupiamo appunto di tematiche che riguardano i giovani e la vita dei giovani a Pescara, motivo per il quale abbiamo voluto inserire questi dibattiti quest'anno anche per confrontarci con gli altri giovani della città su questi temi. Il Festival delle Culture Giovani non è solo questo, vi faccio un breve accenno di come proseguirà la giornata. Dopo il dibattito presenteremo il progetto Popstar con un video, poi ci sarà il video aperitivo, quindi una selezione di video scelti da noi sui temi del dibattito di oggi, e poi inizieranno i concerti. Io devo ringraziare, ieri ho dimenticato di ringraziare Roberta che ha moderato l'incontro di ieri, oggi ringrazio Valentina anticipatamente così non lo dimentico. Ovviamente ringrazio la CGIL che ci ha dato la possibilità, anche grazie al protocollo d'intesa che abbiamo stretto, di mettere su tutto questo. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno deciso oggi di partecipare qui al dibattito e di confrontarsi con noi, soprattutto l'amministrazione che per questo festival, devo dire, ci ha sostenuto e ci ha dato una mano nell'ultimo periodo con gli inconvenienti che sono nati. Io adesso do la parola ad Alessandra della CGIL e così fa anche lei un saluto. Salve a tutti, benvenuti. Come saprete, come ha già detto Giulia, la CGIL ha sottoscritto questo protocollo d'intesa con la SOA perché crede nei giovani e perché vuole dare parola ai giovani. Quindi siamo qui fisicamente con il nostro gazebo per essere un punto di riferimento, dare ascolto alle problematiche del lavoro, del precariato, della conoscenza. Siamo qui perché abbiamo sostenuto economicamente questo progetto grandissimo. Crediamo che questo dibattito sia molto importante perché è necessario costruire una piattaforma rivendicativa nei confronti degli enti locali sugli spazi giovanili di questa città, molto carenti. C'erano moltissimi articoli di stampa locale, da Aosta a Trapani, che parlavano appunto di associazioni che si rivolgevano alle istituzioni perché non trovavano degli spazi adatti appunto alla riunione dei giovani, non solo intesa a livello artistico ma soprattutto a livello di dibattito, specialmente nel momento in cui ci troviamo. Ci sono moltissime città, io ho visto, per esempio, ve ne cito una delle più importanti, Padova, un grande capoluogo di provincia del Veneto, Cividale del Friuli invece un piccolo paese, piuttosto che piccoli paesi della provincia di Lecce, che avevano tutti quanti gli stessi problemi, cioè chiedevano alle istituzioni perché ci sono dei luoghi che non vengono invece rivalutati, riutilizzati per l'incontro dei giovani. Questo ci fa riflettere perché si fa lo stesso discorso che più o meno si faceva ieri sul precariato. Il nostro è un paese per vecchi e soprattutto è un paese che crede nei giovani? Noi lo vogliamo chiedere ai nostri ospiti, insomma siamo abbastanza, quindi siccome si tratta di un dibattito cercheremo tutti quanti di parlare in tempi abbastanza brevi in modo che poi possiate tutti quanti intervenire. Il nostro primo ospite che andiamo a introdurre è un rappresentante del Teatro Valle di Roma, Berardo Carboni. Come sapete, il Teatro Valle di Roma è stato occupato dal giugno dell'anno scorso perché giovani artisti e lavoratori dello spettacolo si sono ribellati perché esclusi dalle dinamiche in cui appunto la politica progetta l'arte. Ma ci facciamo dire qualcosa in più da Berardo. Io in realtà sono di Pescara, noi cerchiamo quando è possibile di portare sui territori poi persone che in qualche modo lo hanno vissuto. Io adesso da diversi anni vivo soprattutto a Roma, però comunque non è come se uno non conoscesse il posto, in modo da
cioè, da un lato uno torna a casa finalmente, da un altro lato magari può dare un contributo più, più vivo, perché se uno non conosce per niente le realtà locali poi magari arriva come dalla luna. E, del teatro magari, poi vi rispondo specificatamente se ci sono delle domande. Il teatro non è esattamente occupato da un gruppo di giovani, cioè il gruppo che lo occupa, ci sono tanti giovani, diciamo che vanno dai 20 anni, ma ci sono anche persone di 50 anni. E penso che comunque sia importante anche avere dei luoghi specifici, però la cosa importante è rivendicare degli spazi in cui si possa fare attività culturale a tutte le età, perché l'attività, l'azione nel fare cose vive che ti rende vivo, ti rende giovane. Vi leggo qualche passaggio di un libro sul teatro che è uscito in questi giorni, da una settimana circa, così giusto per darvi un'idea di quello che è, perché magari non tutti lo conoscono, in modo che poi magari è anche più semplice interagire con la situazione locale e chiedere cose che magari possono essere interessanti. Intanto vi leggo un pezzettino che non riguarda esattamente il teatro, ma è un pezzettino di un drammaturgo argentino che ha collaborato con noi e che in qualche modo secondo me ha a che fare con quello che ci stiamo dicendo. La politica è precisamente la modificazione del reale, ma lo abbiamo dimenticato, perché chi esercita come la politica come professione, i politici, si è ormai adattato a un lavoro che non è più la modifica reale, ma semplicemente l'amministrazione di quello che c'è. Diremmo allora, con dolore, che oggi la politica si è ridotta all'amministrazione pubblica delle immagini. Diciamo, da questo stato di fatto che noi percepivamo e che è anche un po' il presupposto per cui noi abbiamo occupato il teatro, perché comunque pensavamo che il teatro dovesse essere restituito ai cittadini e alle persone che comunque il teatro, che lo spettacolo lo fanno. Quindi una delle istanze che ci ha portato a farlo era di recuperare uno dei più importanti teatri italiani, il più antico di Roma, ma anche rendere visibile che non possiamo dimenticarci di noi, ma attivamente dobbiamo riprenderci ciò che è nostro. Quindi da questo vi leggo qualche pezzettino su che cos'è il nostro teatro. Il teatro si è spalancato alla città, si è fatto Agorà. Agorà è la prima piazza politica fondata sul comune. È più una pratica che un luogo fisico, è anzi spazio vuoto al centro della polis. Nuovi bisogni e desideri, acuiti dalla crisi dei meccanismi tradizionali di rappresentanza, cercano oggi canali di espressione e di organizzazione. Sotto la superficie pacificata si muove una tensione sociale inespressa, che può tradursi in disagio e antipolitica o divenire conflitto e potere costituente, luogo di costruzione di felicità comune. L'Agorà è il luogo naturale di questo conflitto. È agire, battaglia, contesa, relazione dinamica. Quando abbiamo iniziato a parlare al Teatro Valli di beni comuni, si è aperta un'altra narrativa fondata non più sul possesso, bensì sull'utilità sociale, sulla relazione qualitativa, che è esattamente quello che cercavo di dirvi, che secondo me è il cuore di questo dibattito. Scavando una linea di fuga prospettica tra la sovranità statale e la proprietà privata come sistemi di giurisdizione basate sull'esclusione e l'accentramento, fare comune significa attivare dispositivi di diffusione del potere e di distribuzione della ricchezza. Così l'occupazione ha sposato il piano della gestione tecnica di un teatro all'apertura di un laboratorio costituente. Il Teatro Valle è diventato bene comune attraverso un agire che si riappropria non solo dello spazio, ma della prassi decisionale che lo governa, e affermando altri principi dell'inclusione sull'esclusione, della democrazia diretta sulla delega, dell'ecologia delle relazioni sulla competitività, della ricchezza sociale sul profitto, di una filosofia del noi sull'individualismo. La Fondazione Bene Comune incarna questo bisogno di cittadinanza attiva, lo esplicita e lo realizza. Diventare soci sostenitori, partecipare attivamente alla cura e alla vita del teatro, implicarsi in strutture di decisionalità diffusa, ha instaurato una dimensione di osmosi tra teatro e città. Restituisce al teatro la sua funzione originaria, quella di campo di esercizio per un'atletica delle passioni comuni. Penso che poi se interverrei più su cose specifiche, insomma, penso che un'idea generale di cosa sia il teatro ve la siete fatta. Grazie. Allora, ringraziamo nuovamente Berardo. La ricerca di spazi per i giovani, come dicevo prima, non è problematica soltanto per coloro che hanno la necessità di esprimere
la propria arte in tutte le forme, ma c'è molta difficoltà per i giovani anche a fare politica. Ieri lo diceva anche Roberta, purtroppo è così, abbiamo una classe politica la più anziana d'Europa. È molto conosciuto per un episodio che lo ha visto protagonista. Ha infatti rifiutato una proposta di tangente di più di 370.000 euro. Adesso ci faremo raccontare un po' da Alessio che cosa significa fare politica e farlo in maniera trasparente, visto che noi spesso ci siamo disabituati. Grazie. Buonasera a tutti, intanto grazie per questo invito. Io credo che la domanda che ci dobbiamo porre è che cosa significa essere giovani italiani oggi e che legame ha con la politica. Io quando mi presentano come sindaco giovane me la prendo un po', perché credo di non essere un sindaco giovane, o meglio, siccome credo che le parole siano importanti, abbiano il loro valore, in Italia essere sindaci a 30 anni, ho appena compiuto 30 anni, di una città di 40.000 abitanti è considerata una cosa straordinaria, e fino a che noi stessi la considereremo una cosa straordinaria resterà tale. Se andiamo in Inghilterra, in Germania, in Francia e prendiamo l'astro nascente del loro partito nazionale, è un ragazzo che ha più o meno la nostra età. Allora, quando noi sentivamo dire a Roma che avevamo un sindaco giovane perché c'era Veltroni, a me veniva la pelle d'oca. Poi è più giovane di quei vecchi rincoglioniti che ci abbiamo dentro al Parlamento, che hanno 100 anni. Però ecco, un conto è dire giovane o più giovane, un conto è iniziare a assolutizzare. Quindi partiamo da questo presupposto. Nel 2006 viene fatta una legge elettorale divertente che costringe non più i cittadini a scegliere i propri rappresentanti, ma i partiti. Quindi noi ci aspettiamo un momento in cui i partiti danno il meglio di sé, e difatti lo danno, perché fanno eleggere non soltanto il più anziano Parlamento dell'Europa, perché ormai ci eravamo abituati, ma eleggono il più anziano Parlamento dell'intera storia dell'Italia repubblicana. E noi, che io facevo parte del Forum Nazionale dei Giovani e abbiamo fatto una piccola analisi, c'era un partito che in Italia aveva candidato più giovani degli altri, era la lista dei pensionati. E quando dico ridono tutti, infatti ridiamo, invece la cosa è tragica, perché significa che la percezione che abbiamo dei giovani in politica è questa, cioè che quando i partiti possono decidere da chi farci rappresentare, oltre a mettere quei due o tre giovani di rappresentanza, che poi in genere sono i figli, i parenti, i nipoti, i cognati, oppure che hanno fatto qualche esperienza, e quindi partiamo da questo presupposto. Noi facemmo un'iniziativa che si chiamava Accorciamo le distanze e sceglieremmo come testimonial Scalfaro, che venne. E devo dire che sembra strano che uno fa un'iniziativa con i giovani e sceglie Scalfaro, però lui faceva parte, quando era molto più giovane di me, di un organismo che si chiamava la Costituente. La Costituente aveva un'età media che credo non arrivasse ai 30 anni. Quindi insomma, noi veniamo da una storia, è vero che era un momento storico diverso, che avevamo affrontato anche un periodo particolare, però di fatto che cosa ci è rimasto? Ci è rimasto che ci sorprendiamo e consideriamo un'eccezione un sindaco di 30 anni a una città di 40.000 abitanti. Io spero che inizieremo a considerare un'eccezione che c'è un sindaco di 40, e che magari invece ci stupiremo quando dentro al Parlamento ci avremo i 25enni, i 30enni in una percentuale che non è quella attuale. Io ho sempre... Vengo da un percorso politico un po' particolare, io non ho mai avuto una grande passione per i partiti, quindi sto in un movimento civico che abbiamo messo su da soli nel 2003 e che oggi è la prima forza della nostra città, e che al tempo era fatto da tutti under 20, oggi siamo diventati under 30. Tra l'altro è divertente, perché quando uno inizia, no, magari a occupare qualche ruolo importante, non è più giovane, no? Quindi finirà che se mai farò qualcosa di significativo sarà ora di dare spazio a quelli dopo, e questa forse sarà la sfida che noi che siamo la generazione di transizione dobbiamo raccogliere, cioè quello di capire che ormai noi non saremo la generazione giovane della politica italiana, e speriamo di saper preparare una strada per quelli che oggi hanno 18 anni, ce ne hanno 16. E devo dire che in questo il nostro movimento un po' ha funzionato. Noi abbiamo eletto il più giovane consigliere, che al tempo ero io, nel 2003. Alla consultazione successiva abbiamo eletto di nuovo il più giovane consigliere, che per fortuna non ero io. E c'è stato un cambio di... a volte ci chiedono qual è stata la cosa più importante che avete fatto in una città. Io non lo so, però è stata secondo me più
un'influenza che abbiamo avuto sugli altri, che non sono noi stessi. Io vengo eletto per la prima volta, e chiudo con questo breve racconto perché non vi voglio annoiare, poi magari entro su un'altra questione. Io sono stato eletto per la prima volta nel 2003, ero il più giovane consigliere della mia città. Tra me e il secondo passavano 20 anni, non è che ne passavano 5. Quando ci ripresentiamo alle elezioni nel 2008, la nostra lista, diciamo, ottiene un discreto risultato, elegge 4 consiglieri, i 4 più giovani, e noi presentiamo, siccome eravamo una squadra di governo, presentiamo in giunta 2 assessori giovanissimi, io e un altro. Io allora avevo fatto il vice sindaco e l'altro un altro incarico. Di fatto abbiamo costretto le altre forze della nostra coalizione a fare altrettanto, perché sennò non tenevano il confronto nell'immagine, e devo dire che in quella occasione ci fu una giunta in cui su 7 assessori 4 erano under 30. Poi va dimostrato che necessariamente se uno è più giovane è più bravo, anzi, magari io conosco tanti giovani che fanno politica, per esempio nella mia città purtroppo abbiamo una delle più grosse sezioni di Forza Nuova d'Italia, e io quelli, al di là dell'età, insomma, credo che abbiano un concetto della politica un po' diverso, che già parte dall'imbrattamento dei muri o magari da picchiare i ragazzi extracomunitari. Quindi insomma la gioventù non è, però c'è un problema, c'è il problema che in Italia abbiamo il problema del lavoro, il problema della casa. Qualunque problema ha un cittadino qualsiasi, un ragazzo giovane ce l'ha doppio, perché si trova in una situazione ancora più problematica. Quindi l'interrogativo che ci dobbiamo porre è: vogliamo che le forze politiche ci creino spazio? No, io sono sempre stato contrario alle sezioni giovanili dei partiti, dove in genere si mettevano i ragazzi a fare l'analisi del voto e nella stanza accanto si diceva il piano, si decideva il piano regolatore. Io provocatoriamente una volta ho detto che nel nostro movimento avremmo dovuto fare una sezione per i più grandi, no? Così avremmo avuto la stessa soddisfazione. Ecco, io penso che ci dobbiamo creare degli spazi, che dobbiamo alimentarli, spesso anche facendo delle dimostrazioni che hanno un valore simbolico, per esempio occupando. Noi occupammo per 2 mesi l'aula consigliare del nostro comune perché stavamo facendo una protesta contro la riconversione a carbone della centrale Enel che c'era vicino a noi. Spesso c'è bisogno di questo. In Italia a volte siamo un po', noi giovani, un po' poco recettivi. Abbiamo avuto una storia politica degli ultimi 20 anni che credo in qualunque altro posto civile dell'universo avrebbe scaturito a una rivoluzione. Noi nemmeno, non solo non abbiamo fatto la rivoluzione, però insomma abbiamo anche avuto un atteggiamento un po' passivo. Le amministrazioni spesso mettono a disposizione degli spazi e questo non sempre è sufficiente. Quindi da parte da amministratore vi dico che bisogna creare degli spazi di aggregazione giovanile e anche delle politiche per incentivarli, per esempio dandoli in gestione, che già è, l'autogestione è sempre un modo per incentivare. Voi considerate che vengo da una città in cui ci sono 0 centri per i giovani e 4 centri anziani, quindi insomma è facile capire perché i centri anziani li portano a pranzo, li portano ai terme e poi sono un bacino elettorale. Allora diventiamo anche noi bacino elettorale per noi stessi, così io non ho nulla contro gli anziani, anzi credo che sia importante creare delle attività per la risocializzazione, per la terza età, sono iniziative fondamentali, però credo che siano una parte della nostra popolazione, come ce ne sia un'altra altrettanto importante che va dai 16 ai 25, che generalmente cade nella delinquenza, nella droga, che se non ha spazi sta in piazza, da noi almeno, non so qui come funziona, e quindi è una tragedia. Quindi credo che ci debba essere questo. Quindi gli spazi ce li dobbiamo guadagnare, però gli spazi importanti sono quelli all'interno delle istituzioni. E lo dice uno che magari poi non c'ha un approccio tanto, che non so, uno tanto da istituzione, no? Però poi invece con gli anni lo sono diventato. Ora siamo in amministrazione da 20 giorni, siamo credo una delle più giovani, anche tra il Consiglio e la Giunta, una delle più giovani amministrazioni, forse d'Italia, sicuramente, io credo il sindaco più giovane della Regione Lazio. E la cosa importante è che ci siamo candidati contro i grandi partiti, contro, per essere chiari, il PD e il PDL che avevano altri 2 candidati, in una città dove storicamente il PDL prende il 60% abbiamo vinto noi. Quindi insomma l'Italia forse si sta interrogando, poi noi avevamo anche questa vicenda giudiziaria che un po' ha falsato anche la politica, però insomma l'Italia secondo me si sta interrogando. E se un movimento come quello a 5 Stelle oggi dai sondaggi ottiene questo consenso,
secondo me è colpa nostra, perché ci deve essere, anche lì secondo me deve partire dal basso e dai giovani, una formazione politica alternativa ai partiti tradizionali, e non ci possiamo aspettare che ci sostituisca il grillismo, che comunque è una buona, in questo momento una buona intenzione, però io lo prendo più come un sintomo, non come la soluzione. Quindi vi ringrazio e che continuino spazi così, spero sempre autogestiti. Certo, verissimo quello che ci ha detto Alessio, soprattutto perché anche noi giovani spesso non siamo abituati all'idea appunto del politico fra virgolette giovane, che poi trentenne invece, come ha giustamente detto, è un'età assolutamente matura. È vero, ha anche una riflessione giustissima, il fatto che non sempre appunto definirsi giovani, essere giovani poi significa avere esclusivamente diritti e per niente doveri, spesso e volentieri dobbiamo essere anche noi a ricercarli, gli spazi che la politica o le istituzioni ci offrono. Quindi diciamo il nostro dibattito può andare avanti perché all'interno degli spazi che i giovani spesso richiedono non c'è, appunto, abbiamo visto gli spazi diciamo della politica, della partecipazione, gli spazi dell'arte e poi anche gli spazi dedicati diciamo ad una sfera molto più intima, molto più personale, e a parlarcene abbiamo un consigliere comunale di Napoli, Patrizio Gragnano, che appunto è, diciamo, ha ideato, ha avuto una, mi ha proposto un'idea molto particolare, che poi non è la prima in Italia, perché purtroppo molte notizie, spesso siamo bombardati dalle cattive notizie, invece ce ne sono anche molto buone, di molto buone, e Patrizio Gragnano ha proposto un lovely park, cioè in una zona, in una delle zone più calde di Napoli, Barra o Ponticelli, tutte e due, sì, sono zone insomma abbastanza calde, diciamo, particolari, e all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si è pensato alla creazione di un lovely park, ma adesso ce lo facciamo spiegare da Patrizia. Intanto grazie di avermi invitato, io è la prima volta che sono qui a Pescara e devo farvi complimenti perché anche girando un po' l'Italia è una delle città più giovani che ho avuto modo di incontrare ed è veramente bella. Noi abbiamo immaginato in uno dei municipi più grandi, più difficili, perché parliamo del municipio che conta 140.000 abitanti, di Barra San Giovanni Ponticelli, meglio noto come il Triangolo della Morte, per chi in qualche modo pratica un po' le cronache nere di questo paese. Abbiamo immaginato di fare una cosa che è partita come una provocazione, ma che poi alla fine la provocazione non era per niente. E io insieme ad altri due colleghi che hanno in media 22-26 anni abbiamo scritto un ordine del giorno e abbiamo fatto votare ed approvare dal Consiglio un ordine del giorno che istituisce un love parking. Intanto vi spiego che cos'è. Noi ci siamo guardati intorno e abbiamo visto che di fatto non abbiamo fatto altro che scoprire l'acqua calda, cioè abbiamo dato legittimità a uno spazio che di fatti già c'era, anzi già c'erano, perché Napoli è piena di love parking, ce ne sono almeno 15 di luoghi scuri, pericolosi, esposti, che sono l'unico riferimento per tanti giovani per poter liberamente praticare il diritto all'amore senza andare incontro a delle spese che per uno studente universitario, per un disoccupato, per un precario, per me forse possono 30 euro possono sembrare qualcosa di passabile, ma per un ragazzo di 20 anni è veramente qualcosa oggi di insormontabile. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo visto, abbiamo immaginato di non passare oltre e anche di mettere in discussione un po' di quelle che sono dei luoghi comuni, perché immaginate un po' un attimo il contesto. Napoli, per quanto la terza città d'Italia, vive ancora, in particolare nelle periferie, un grosso problema culturale rispetto all'approccio col sesso. La sesta municipalità è la municipalità che ha più alto numero di mamme e baby. Noi abbiamo oltre il 12% di donne, mamme, che sono mamme prima dei 16 anni.
noi abbiamo scritto un ordine del giorno prendendo un'area che era abbandonata, proponendola di riqualificarla, di affidarla, questo è l'elemento di novità del paese, perché ci sono altri loro parchi ma sono privati, noi abbiamo immaginato di dare questa area, riqualificarla e darla in gestione alla società napoletana che gestisce i parcheggi e farvi un luogo sicuro in cui chi legittimamente, al di là degli orientamenti sessuali, al di là di quelli che sono diciamo i gusti o le esigenze, può in sicurezza diciamo fare quello che cazzo gli pare, scusatevi il francesismo, ma francamente di questo si tratta. È simpatico diciamo vedere le reazioni. Sulle prime, io come Alessio ho avuto la fortuna di entrare nell'istituzione a 19 anni e non vi dico, diciamo, ogni cosa che dicevo, io troppo giovane, abbia quello è giovane, è una cosa insostenibile. Ora che di anni ne ho qualcuno in più, non vi dico quante ne ho, ma non sono tanto vecchio. Quando abbiamo fatto, sono usciti i comunicati stampa, le reazioni dei due tipi. C'erano da un lato quelle che dicevano, con tutti i problemi che ci sono in questa città, la Camorra, il degrado, la Romeo, tu metti a pensare a quelli che devono fare sesso. E gli altri invece, diciamo, che andavano nell'altro aspetto, che è altrettanto devastante, la risatina, la battutina, beh, io faccio i preservativi, io vendo i giornali. Io ho risposto, e noi abbiamo risposto molto semplicemente. Primo, che la sicurezza dei giovani non è assolutamente un fatto secondario. Secondo, che riconquistare, riqualificare gli spazi e dare la possibilità all'amministrazione di riqualificare, di ricavarne addirittura di guadagni, anche se minimi, comunque dei guadagni, è un fatto assolutamente positivo. E terzo, il fatto che dei giovani che hanno costruito con noi, dai social network, dalle associazioni, diciamo, la piattaforma costitutiva di questo progetto, hanno partecipato, ha creato un cortocircuito che ci ha messo in condizioni di rompere quel muro che è sottile ma che è veramente di gomma tra la politica e intere generazioni. Io ho cominciato a 19 anni non avendo lo schifo dei partiti, lo rivendico e ci milito con enorme sofferenza, ma vedo che la generazione dopo la mia, quelli di ragazzi di 20 anni come voi, hanno una un'impermeabilità rispetto alla politica che è assolutamente legittima. Se una cosa diciamo deve emergere da questi dibattiti che facciamo, che sono diciamo ossigeno per il futuro, deve essere che o noi decidiamo una buona volta di impegnarci, di parlarci tra generazioni ed entrare mani e piedi nella politica, oppure la politica deciderà per noi. Esperienze come queste, che partono come delle scommesse, ma poi incontro un papà di un ventenne che mi dice: io sono contento perché so di sicuro che mio figlio, che ha vergogna di chiedermi la casa, può però stare in sicurezza e non può essere diciamo rapinato, violentato per fare l'amore con la sua fidanzata, è per me una soddisfazione. E il fatto che sia passato, che abbia avuto un eco enorme diciamo nel paese, sui media, secondo me è un elemento di discontinuità. Allora io credo che dobbiamo fare due cose. La prima è connetterci fra di noi. È là di quelli che sono gli orientamenti politici, i partiti, i movimenti, ognuno ha le proprie idee, io ho le mie, sono anche abbastanza convinto delle mie idee, è tutto ovvio che Forza Nuova e Cucca Favano ci sta la difficoltà oggettiva, ma quella è un'altra cosa. Però credo che se uno diciamo quasi tutto, là non c'è nuova connessione. Però dico, il fatto di riuscire a connettere, a mettere in anche diciamo in realtà diverse, ovviamente Pescara è molto diversa da Napoli, Napoli magari è più vicina a Roma, ma magari allargare, contaminare, deve essere esattamente diciamo il leitmotiv. Poi è ovvio che non è facile e che gli spazi diciamo non ce li regala nessuno, perché l'altro errore che purtroppo commettiamo e che abbiamo commesso io per primo diciamo è elemosinare o aspettare. Non dobbiamo più aspettare, bisogna non smettere di aspettare, bisogna entrare mani e piedi, quando dico mani e piedi, occupare anche fisicamente i partiti, denunciare anche rispetto a quelle che sono le logiche, la legge elettorale, diceva Alessio, è una cosa devastante. Io per esempio, che sono un partito di sinistra, se volete vi dico pure quale, sto in sella, nella mia città faccio una battaglia campale per fare le primarie per scegliere i parlamentari, se resta questa legge elettorale, perché anche avendo un gruppo dirigente anagraficamente giovane, io so già, chi fa politica lo sa, che è già prestabilito l'ordine della lista. Io ritengo che o ci cambiamo la legge elettorale o di fatto la cambiamo noi dal basso.
Questo vuol dire partecipare, secondo il mio punto di vista, e va, è cose come il logo parking che diventerà qualcosa di concreto tra qualche mese. Cercano ancora oggi di potenziarlo, di cercare di farci 200 problemi burocratici. Può essere un modo, un grimaldello per aprire qualche porta che va oltre, diciamo, a una questione che è seria, ma che serve a noi per conoscerci. Se ci conosciamo è grazie a questa cosa qua, e credo che dobbiamo dare continuità a questi momenti, e serve a un'intera generazione a riprendere il gusto di decidere, diciamo, del nostro futuro. Grazie a tutti. Ecco, poi c'è da ricordare che in un paese come l'Italia proposte del genere non possono prescindere, ecco, da una forte pressione morale a questi punti di vista, e probabilmente eventualmente se ne potrebbe anche discutere nel dibattito. Però adesso io introduco nella nostra discussione Giulia Mistichelli, che è la coordinatrice di SOA, e che spesso appunto si ritrova in queste situazioni proprio di richiesta di dialogo con le istituzioni, alla ricerca appunto di spazi di dibattito, e non solo per i giovani. Allora, buonasera a tutti. Come dicevano che dobbiamo cercare di entrarci, credo che il nostro vice sindaco lo può dimostrare. Noi come associazione cerchiamo di essere in comune sempre e comunque, anzi forse un po' troppo, ci hanno definito anche degli stalker, perché siamo, ovviamente scherzosamente, perché siamo sempre lì a richiedere, a cercare un dialogo e interagire. Io riporterò un po' il discorso ovviamente sulla città di Pescara, perché la nostra associazione lavora a Pescara, si occupa di Pescara, quindi riporto il discorso nazionale un po' sul territorio. A Pescara tra i 15 e i 29 anni ci sono più di 20.000 giovani, senza considerare tutti i fuorisede che porta all'università e tutto quanto l'Interland. E credo che la mancanza di luoghi fisici in cui possiamo esprimere la nostra creatività sia fondamentale. Premessa, non vogliamo fare assolutamente una guerra generazionale, è giustissimo che ci siano spazi per tutti o spazi che possono essere utilizzati da tutti, ma come dicevano anche prima, Pescara ci sono credo 4-5 centri per anziani e neanche uno per i giovani. Non chiediamo assolutamente di chiudere quelli, ma magari di aprirne uno per noi. Comunque dicevo della socialità, non avere spazi per la socialità, io credo che questo vada a minare la questione sociale dei giovani. I giovani sono normalmente portati e vocati alla condivisione, all'interazione e quindi all'aggregazione. Questi spazi di socializzazione secondo noi servono proprio a condividere delle esperienze, delle conoscenze che poi innescano un meccanismo virtuoso che fa crescere sia la persona stessa ma che la collettività, e di conseguenza può anche migliorare sicuramente una città. Io credo che l'esistenza stessa della nostra associazione sia un caso emblematico. Noi esistiamo da 5 anni, all'inizio erano 3 ragazzi, adesso di volontari attivi ne sono una ventina, dopo questo festival se ne sono aggiunti altri 15, e vi assicuro che in un'associazione avere dei volontari attivi è difficilissimo. Sono ragazzi che da 5 anni si autotassano per mandare avanti la loro sede. Questo significa che c'è il bisogno, cioè preferiscono queste persone non andare al cinema, non uscire, ma pur di avere un luogo dove incontrarsi e dove confrontarsi. È quasi l'unico luogo pubblico dove puoi entrare e non pagare, perché la nostra sede l'abbiamo prestata a tantissimi ragazzi e associazioni che volevano riunirsi e non sapevano dove andare, perché se vai in un bar o in un locale tu devi pagare. E non, cioè, se hai 15 anni o 20 anni, ma anche 30 adesso, e non lavori, magari lo puoi fare una volta, ma non lo puoi fare spesso. Quindi questo credo che sia emblematico e che metta in luce una mancanza che ha la città di Pescara, una mancanza che però può essere tranquillamente colmata, e nel senso ci rendiamo conto che oggi c'è un problema, bene, andiamo avanti, risolviamolo. Bisogna essere positivi e propositivi. Infatti io quello che abbiamo chiesto sia a questa amministrazione ma anche a quella precedente è che continueremo a chiedere fino a quando non ce lo danno, quindi prima ce lo date e prima ci zittiamo, sono appunto 3 richieste fondamentali.
un centro di aggregazione socioculturale giovanile, ma non perché bisogna mettere i giovani in un centro che diventi un ghetto, assolutamente no. Poi potete chiederlo anche ai volontari della nostra associazione che si sono uniti a noi proprio per questo festival, ma condividere esperienze, percorsi è fondamentale, cioè tutti quanti poi ne escono cresciuti da questa nuova esperienza. Quindi noi chiediamo assolutamente di istituire questo centro, che debba essere autogestito, debba essere pubblico, l'associazione o l'ente o la cooperativa, non so che lo gestirà, lo deve gestire, non lo deve monopolizzare come spesso accade a Pescara. E qui arrivo alla seconda richiesta che sono già parlato con l'amministrazione, sono anche, diciamo, loro si sono ritrovati in questo stato di fatto e spero che nel momento in cui bisognerà cambiare la cosa la cambieranno. Noi abbiamo svariati luoghi pubblici a Pescara come parchi o spiagge che sono stati dati in gestione a delle cooperative o a delle associazioni. Spiaggia una sì, ce l'ha tutte, poi ci sono gli altri parchi. E va benissimo che si diano in gestione perché poi il comune non riesce a gestirli, ma non è possibile che un'associazione, un gruppo di ragazzi o chiunque voglia organizzare qualcosa debba sottostare a delle regole, a delle mafie, perché poi è quello che accade, per poter fare un festival. Cioè noi prima di approdare, di richiedere questo posto, le abbiamo provate tutte, siamo andati a chiedere a tutti e sono successe cose allucinanti, anche che ci chiedessero di pagare l'occupazione di un solo pubblico in un posto che il comune ti dà e che io non dovrei assolutamente pagare. Quindi quando scadranno questi mandati io spero che l'amministrazione non li rinnovi o li rinnovi ad associazioni che presentino un bando, cioè un progetto di come utilizzarle, e che comunque questi posti restino a disposizione, non per tutto l'anno, per alcuni giorni all'anno ovviamente, ma che restino a disposizione della cittadinanza. Perché noi magari siamo riusciti comunque a fare questo festival perché siamo testardi, siamo cocciuti, alla prima difficoltà non ci siamo arresi, siamo andati avanti. Ma, e siamo anche alla quinta edizione, quindi abbiamo imparato anche come confrontarci con i problemi, ma magari arrivano dei ragazzi più giovani alla prima esperienza, dopo una settimana mollano. E questo non può essere assolutamente. E quindi chiediamo il centro, regolamentare questi spazi pubblici e ovviamente poi regolamentare assolutamente l'utilizzo di questi spazi, perché per esempio noi per avere questo spazio abbiamo con l'amministrazione, con il sindaco fatto un patto, un accordo, cioè lui all'inizio diceva no, noi gli abbiamo motivato il nostro progetto, gli abbiamo spiegato cosa volevamo fare, abbiamo detto rispettiamo tassativamente alcune regole. Ci siamo andati a parlare e alla fine l'abbiamo ottenuto mettendoci la faccia e dicendo dateci fiducia questa volta, vi dimostreremo che ce la siamo guadagnati questa fiducia. Io credo che chi è stato ieri qui al festival ha visto che il parco era pulitissimo, avevamo il coprifuoco all'1, abbiamo finito all'1 e 3 minuti, si può vendere da bere fino alle 2, abbiamo smesso fino alle 2:10, è stata una bellissima serata dove moltissime persone si sono divertite, quindi credo che queste esperienze vadano ripetute, ma le debbano poter ripetere tutti quelli che ne fanno richiesta. Credo che questa sia una cosa fondamentale. Quindi quello che io chiedo all'amministrazione è di aprire un dialogo e un'interazione, perché dare la possibilità ai giovani di esprimersi può portare alla città solamente giovamento, perché si mettono in circolo idee, persone, ma anche, cioè, volendo anche soldi, perché questo festival costa, perché tu dai lavoro a chi ti affitta le strutture, fai comunque girare soldi, questo la città ne guadagna dal punto di vista economico, ne guadagna dal punto di vista sociale, quindi perché non farlo? Cioè, questo credo che sia una domanda lecita. Io ringrazio il vice sindaco di essere venuta qui, sono certa che poi apriremo questo dialogo e si troveranno i soldi e i modi per sostenere i giovani e per fare questo centro di aggregazione, che proprio un mesetto fa ha aperto l'ennesimo centro di aggregazione multifunzione, non si è capito che ci fanno, che però non riguarda noi, quindi secondo me da qualche parte i soldi si possono andare a trovare. È una scelta e secondo me un'amministrazione vincente farà questa scelta. Grazie.
Allora, il prossimo ospite che andrò a introdurre è Carlo Damiani, che è il portavoce del collettivo studenti di Pescara, che come vedo ha un pubblico molto partecipante. Io volevo dirvi innanzitutto che anche io sono stata studentessa fuori sede, qui io sono di un piccolo paese della provincia dell'Aquila, dove paradossalmente, Castel di Ieri si chiama, bellissimo, e dove paradossalmente per i giovani praticamente le amministrazioni comunali costrette dai meno 20 gradi centigradi da novembre fino a febbraio sono appunto costrette a dare degli stabili comunali per i ragazzi, e lì ci sono dei centri di aggregazione veramente molto belli, anche i ragazzi che adesso hanno 15-16 anni si trovano lì ed è veramente molto bello. Carlo Damiani presenta tutti coloro che studiano a Pescara, che studiano all'Università di Pescara, ma Pescara sa di essere una città universitaria secondo te, Carlo? Buonasera, grazie agli organizzatori, SOE CGL, da parte di tutto il collettivo per l'invito, perché è veramente una bella opportunità per noi. E, prima di tutto, il collettivo studentesco Pescara si occupa più che altro di studenti delle superiori, quindi giovanissimi. E, però ci rendiamo conto che, essendo molto vicino all'università, Pescara non è una città universitaria. Se vediamo per esempio che in Abruzzo esistono paesi, mi pare Rosello, con uno stello della gioventù e noi non ne abbiamo uno, direi che ci troviamo davanti a una situazione abbastanza imbarazzante. E appunto, dovendo andare all'università tra poco, ci stiamo muovendo insieme agli universitari con un coordinamento di tutti gli studenti di Pescara, e infatti il 17 novembre scorso, proprio insieme alla SOE e a tutte le associazioni giovanili e studentesche a Pescara, abbiamo chiesto questo centro di aggregazione giovanile, quindi un centro socioculturale autogestito che qui non si vede. E, intanto, per presentare l'associazione, ci siamo formati settembre scorso, perché le altre associazioni studentesche del nostro tipo si erano sciolte con i vari membri che sono andati all'università in altre città o all'estero. E ci presentiamo come associazione di studenti che si riuniscono con l'intento di far valere le nostre esigenze dove le istituzioni le dimenticano. Semplicemente questo, nel concreto, abbiamo organizzato il corteo del 17 novembre scorso e altre iniziative di confronto, appunto come obiettivi centro socioculturale, trasporto pubblico, perché erano stati stanziati 6.000 euro che adesso sono scomparsi per il trasporto pubblico notturno per gli studenti, soprattutto. E, diciamo anche sicurezza nelle scuole, che è un tema che adesso non c'entra, ma su cui stiamo attraversando delle difficoltà proprio adesso. Comunque, osservando la situazione, a Pescara abbiamo 123.000 abitanti. E, il numero di abitanti è stabile all'incirca dal 2003, eppure, come abbiamo visto con i nostri occhi, hanno continuato a costruire immobili, opere edili di ogni tipo, e quindi ci troviamo con tantissimi spazi vuoti e inutilizzati. Molti di questi appartengono al comune. L'ultimo rilevamento è stato nel 2003 del comune, e sono stati rilevati 83 locali inutilizzati fruibili dalle associazioni. Si stavano passando questi locali alle associazioni con un processo che si è svolto lentamente, e adesso siamo punto a capo perché questi progetti sono stati abbandonati. Inoltre, se consideriamo che Pescara ha 332 metri cubi di spazio costruito per abitante, quando per esempio Milano ne ha solo 178, qui non vi sono spazi non solo per i giovani ma per nessuno. C'è qualche spazio per gli anziani, ma sono carenti per qualsiasi categoria sociale di riunione, ci si accorge che c'è qualcosa che non va. La situazione è deludente dalla parte delle istituzioni, il problema è che probabilmente non ci sono stati passi avanti da questo punto di vista, perché non c'è nessuna legge che tuteli l'esistenza di spazi di aggregazioni sociali in una città. Nonostante questo, la richiesta da parte dei giovani c'è stato un sondaggio questo maggio fatto dall'associazione Articolo 3 a Pescara, che dimostra che più della metà degli studenti pescaresi intervistati sente l'esigenza di uno di questi centri,
sono stati intervistati su tutte le varie attività che avrebbero voluto svolgervi e sono emerse attività quali cineforum, dibattito culturale su ogni tipo, di ogni tipo, anche incontri con esperti su vari argomenti, ma anche per esempio per la sensibilizzazione sulle droghe o sull'alcol. Si sono riscontrate anche dei paradossi, perché parlando di questo mi è venuto in mente che adesso, se volessimo andare d'inverno, semplicemente se volessi uscire con un amico a parlare, dovrei passare in un locale, in un bar, in un centro di scommesse sportive, in qualsiasi luogo adibito al consumo e non proprio idoneo al dibattito culturale, allo scambio, alla crescita della persona. Il paradosso è che questo succede mentre si stanno finanziando in tutte le scuole attività di sensibilizzazione sulle droghe, contro l'abuso di droghe o di alcol o altro, quando in realtà la creazione di questi spazi, che sarebbe effettivamente semplice, non dispendiosa, è realizzabile immediatamente, perché ci sono spazi vuoti che basterebbe aprire, non viene effettuata, e questi potrebbero risolvere il problema in modo molto più consistente. Inoltre, rispetto a quello che possiamo fare come ragazzi, nonostante la legge non tuteli centri di aggregazione nella città, nonostante sia difficile organizzare un dialogo con le istituzioni per ottenerli, c'è qualcosa che possiamo fare immediatamente e da subito se siamo studenti delle scuole superiori, perché la legislazione italiana aveva pensato le scuole sin dalla Costituzione, dall'Assemblea Costituente, come luoghi per la crescita del cittadino e non per apprendimento, semplice apprendimento di nozioni come sono oggi. Quindi la legge tutela la scuola come centro di aggregazione e soprattutto, nello specifico, nel DPR 567 del 96, articolo 2,1, è previsto che gli istituti di istruzione secondaria superiore predispongano almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. E quindi come collettivo adesso vogliamo sensibilizzare i ragazzi a questo, perché richiedano nelle scuole, utilizzando la legge, ciò che gli spetta, perché questi spazi secondo noi sono utilissimi per la società, perché sembrano, in una società consumistica che guarda l'efficacia dal punto di vista del profitto, potrebbero sembrare inutili, ma in realtà sono spazi in cui le persone crescono veramente come ragazzi, come cittadini, abbandonano l'individualismo, abbandonano Facebook, che adesso è il centro di aggregazione giovanile dei ragazzi, non è veramente il migliore, si incontrano e imparano a cooperare, a stare insieme, a socializzare, a scambiare informazioni, come diceva giustamente Giulia, a condividere esperienze per crescere meglio. E c'è una crescita enorme, perché, riferendo all'esperienza personale, uscendo un attimo da quello che abbiamo contrattato con il collettivo, sono appena tornato da 3 settimane di vacanza studio in Irlanda, e lì a Dublino, dove sono stato, ci sono centri di aggregazione giovanile ovunque, le scuole private, pubbliche, librerie, persino gelaterie, dove ci si vede solo come gestione, quindi non c'è neanche da pagare, e con la wireless attività di cineforum, di dibattito, scambio libri. Anche molto interessante l'integrazione di studenti stranieri, per esempio per imparare lingue diverse. Sono ovunque e sono utilissimi, perché dall'esperienza in questi spazi ho imparato tantissimo come persona, e perché veramente possono servire per la crescita e per non ripetere gli errori che ci hanno portati a una società di questo tipo, in cui i giovani non vengono considerati, nonostante siano una realtà enorme a Pescara. Il 10% dei 123.000 abitanti sono ragazzi tra i 14 e i 24 anni, in cui possiamo crescere per creare una società in cui la realtà giovanile sia ascoltata, coinvolta e considerata. Grazie Carlo, adesso passiamo subitissimo la parola a Daniela Santroni, che è dell'associazione Movimentazioni, che è nata nel 2003 e che comunque già da prima Daniela aveva avuto moltissime esperienze nell'ambito dell'associazionismo, e ci parlerà un po' della sua esperienza e di quello che si aspetta.
Purtroppo, per fortuna, appunto, del problema degli spazi giovanili me ne occupo da quando ho 14 anni, non sono più giovane io. Ho iniziato da giovane, adesso faccio l'operatrice culturale, spesso per i giovani, ma non lo sono più. E dico purtroppo perché appunto il problema della politica forse spesso non è il colore, perché appunto da quando ho 14 anni nella città di Pescara sono alternate svariate giunte differenti, tantissime generazioni di giovani che hanno provato a occupare, a autogestire o altro. E io ho partecipato sin dalla prima autogestione all'ex Università di Piazza Primo Maggio, oggi Museo Vittorio Colonna. Probabilmente voi non sapete manco che c'era l'università lì, e essendo la maggior parte di voi molto giovani, e fino ad altre occupazioni ci sono state. Comunque abbiamo provato la via delle istituzioni, la via dell'occupazione. Fatto sta che ci troviamo ancora oggi, appunto io non dico tranquillamente la metà, io ho 39 anni, ne avevo 14, che ancora questo problema non mi sembra da nessuna amministrazione sia stato affrontato fino in fondo. E lo dico a partire dal fatto che forse dovremmo ribaltare un po' il problema, a partire da quello che diceva Berardo all'inizio. Io vado oltre quello che diceva l'argentino che hai citato, che la politica e l'amministrazione oggi è diventata l'amministrazione di ciò che è. Io penso che il problema è diventato che la politica è l'amministrazione non di ciò che è, di come essere rieletti, che è diverso, perché la politica oggi si occupa quasi esclusivamente di bacino elettorale, quando invece, come dicevi bene tu, la politica ha bisogno di immaginazione e di futuro, perché si dovrebbe occupare di quello che succederà a Pescara tra 15 anni, cioè quando, se io facessi il consigliere comunale, io non lo faccio più. E invece la programmazione tendenzialmente della politica in Italia è a scadenze elettorali, per cui se vengo eletta io oggi penso da qui ai prossimi 5 anni cosa devo fare per poter essere rieletto tra 5, o rieletta nel mio caso tra 5 anni. Io lo dico pensando e facendo attività politica anche qui da quando ero piccolina, per cui non lo dico pensando che tutto uguale, che tutto è indistinto, che non si può cambiare, che la politica per forza fa schifo. Abbiamo visto qui alcune esperienze interessanti da Napoli e da Cerveteri che ci aprono una finestra sul futuro. Però purtroppo il fatto appunto che giovani siano impermeabili alla politica è perché vedono più spesso il fatto che chi viene eletto pensa tendenzialmente per 5 anni alla propria reelezione piuttosto che al bene comune, non da qui a 5 anni, da qui a 15 anni, se no non usciremo mai, non ne usciremo mai. Dico questo perché appunto da qui si capisce che il giovane, che non è categoria dello spirito, è un bacino elettorale quanto gli altri, spesso meno degli altri, perché il giovane tendenzialmente ti sfugge, tra virgolette, al controllo del voto, per cui tendenzialmente non è visto come un portatore di voto, non è visto neanche come un portatore economico. Io allora, quello che mi viene da dire, più che far cambiare la testa ai politici sull'essere, non mi interessa essere, io non lo sono più, però per voi, essere giovani come bacino elettorale, mi interesserebbe che fosse riconosciuto il valore, casomai, dell'essere giovane come investimento anche economico. Cioè i ragazzi, così come la cultura, l'arte, sono risorse economiche, tanto più una città come Pescara, dove Carlo ci raccontava che c'è il 10% dei giovani sotto i 24, ma non scordiamoci di tutti gli studenti fuori sede, non scordiamoci dei ragazzi tra i 24 e i 30, è una città che viene vista da chi, io probabilmente molti di voi hanno amici che non sono di Pescara, che sono venuti a Pescara a trovarvi o altro. Quando vengono qui, soprattutto d'estate, spesso Pescara assume l'idea di una città dei balocchi, un po' come è successo a Pinocchio, nel senso tanto divertimento sulla spiaggia, tante cose, però tutto dentro una logica di mercato. Per questo ci interessano gli spazi, perché tutto per forza deve essere pagato. Tu vuoi andare a ballare a uno stabilimento, devi pagare il ticket drink all'ingresso, vuoi andare a Corso Mantonè, comunque devi per forza stare dentro una logica di mercato. L'idea della possibilità di uno spazio in autogestione, l'idea della possibilità di avere spazi anche fuori mercato, comunque autogestiti dai giovani, dove c'è non l'idea dell'impresa in quanto tale, del business, ma dell'impresa sociale o culturale, con un'impresa di sostegno, non è un'impresa di ricchezza, diciamo così.
però questa crea ricchezza nella città e purtroppo questa è la miopia che spesso le istituzioni hanno. Questa è la miopia che spesso le istituzioni hanno. A Pescara abbiamo forse il più alto numero di spazi ex che io conosca in giro nell'Abruzzo, almeno ex Aurum, ex Ferrotel, ex museo mercato ittico, ex Michetti, ex Mattatoio, cioè si può fare l'elenco, ex Fea, non lo so, me ne vengono anche altri. Però è un numero altissimo di... vabbè, io parlo, ora adesso ho ripreso. È un numero altissimo di spazi ex, quindi non è, diceva nel 2003 c'è stato il rilevamento, ne sono anche di più, non è questo il problema. Il problema è come mettere a valore economico questi spazi, perché a mio avviso darle alle associazioni, darle ai giovani significa metterle anche a valore, essere una risorsa per la città. Avere la possibilità di luoghi del genere significa avere la possibilità che i giovani inizino a pensare, a crescere, a confrontarsi, ad avere la possibilità non solo di stare dentro una logica del divertimento, per forza la discoteca, per forza quello, ma avere una scelta, un'alternativa sicuramente più vasta. La musica è sicuramente un elemento che aggrega tantissimo i giovani e anche qui il problema di una città del genere, che appunto vive tanto con i giovani, è pensare che non ci sia uno spazio attrezzato estivo, essendo una città di mare, se no d'inverno ci sono i vari palazzetti che pure è possibile adattarli, ma che non ci sia uno spazio estivo dove poter organizzare dei live, dove i ragazzi possano suonare o chiamare dei gruppi a suonare, è una cosa che non sta in, cioè, ce l'ha anche tantissimi paesi della Puglia, dell'Emilia Romagna, della Toscana, tutti hanno dei parchi attrezzati, là dove sono lontani dal centro ci sono le navette che ti portano e ti riportano, lì dove sono in centro si fanno dei patti con la cittadinanza, perché è evidente, io ho la mia famiglia che abita sul mare, abituarsi al fatto che il mare d'estate è diventato una serie di discoteche, proprio dove abitano i miei, e ovviamente è stato duro, cioè pure mia mamma voleva raccogliere le firme e voleva dire basta, qua non si riesce, non si parcheggia, dopodiché però è riuscita a capire, vabbè, ovviamente anche pressata da me che la cosa mi interessava, che la cosa non può funzionare così. Allora si può sicuramente fare un patto con la cittadinanza, io non dico, ad esempio questo parco dove oggi si realizza questa iniziativa, se ne sono realizzate delle altre che ovviamente hanno notevolmente infastidito la popolazione circostante. Parlavamo prima, anche chi sta organizzando questo festival ha avuto i vari residenti del quartiere che si sono venuti a lamentare, informare e via discorrendo. Successo sempre, io pure ho organizzato le cose qui dentro e so che mi è successo. Si possono fare dei patti dove si fa chiarezza, si decidono delle regole, si chiamano le istituzioni insieme alla cittadinanza attraverso il quartiere e si dice: noi abbiamo bisogno, come avete bisogno voi di stare tranquilli e beati, ed è un giusto diritto, noi abbiamo bisogno di dare degli spazi estivi ai giovani. Si fa un patto, si decide solo il weekend per 2 mesi, luglio-agosto, si decidono delle cose in modo tale che la cittadinanza chiaramente sa quali saranno i problemi. Che... Però, capito, 2 mesi su 12, insomma, non mi sembra questa cosa così, solo i weekend, per esempio, vi faccio, perché appunto non voglio essere solo polemica, ma vorrei essere anche propositiva. Non penso che sia un livello di vertenzialità così alto da scaturire chissà quale cosa. Molto rapidamente vi dico che la questione delle istituzioni e della politica è che spesso è più difficile per un giovane confrontarsi con una politica vicina, come l'amministrazione comunale, che con una politica lontana, come può essere un ministero o l'Unione Europea. Lo dico per esperienza, perché quando ho iniziato, appunto, che ero giovane, oggi continuo a fare progetti, questa volta per i giovani, non più da protagonista, e ho difficoltà, abbiamo avuto sempre grandi difficoltà a confrontarci, appunto anche qui non parlo del colore dell'amministrazione, col comune, la provincia o la regione, molte meno difficoltà a confrontarci col Ministero dell'Unione Europea. Noi oggi siamo l'unica associazione a Pescara che è accreditata per il Servizio Volontario Europeo e invia e accoglie ragazzi tra i 18 e i 30 anni per fare un'esperienza di volontariato in un'associazione all'estero o per venire da noi. E abbiamo un'esperienza, un curriculum sulla progettazione e animazione giovanile, appunto, che ormai l'anno prossimo farà 10 anni, per cui
abbiamo noi per esempio, chiudo dopo, abbiamo risposto al bando che ci fu sugli spazi quando ci fu, e poi andò, diciamo, deserto, nel senso che poi il comune non diede adito alla graduatoria che aveva emanato. Non da soli, perché a noi pure questo non interessa, è interessante quello che diceva Berardo, è importante lo spazio per i giovani, ma non solo per i giovani, è importante uno spazio per la cultura, perché guardate, la gerontocrazia di cui parlavamo infligge tantissimo la politica, ma infligge tantissimo anche la cultura. Il problema è anche riuscire a entrare in quegli spazi della cultura che già esistono. Io ho avuto una piccolissima esperienza istituzionale di pochi anni nella regione, dove mi sono occupata buona parte di cultura, perché lo facevo anche per professione prima, quindi indubbiamente il problema, ho incontrato tantissime associazioni, conosco tutte le associazioni abruzzesi più o meno che lavorano, la maggior parte sono tutte dirette, realizzate, programmate, gestite di tutti i loro eventi da persone che hanno minimo 50 anni, minimo, non media, minimo. E lì l'accesso ai giovani è negato. Io parlo anche di esperienze che per me sono positivissime, non ho problemi di tipo il Festival Jazz, io ho un ottimo rapporto con Lucio Fume, però mi stupisco come mai lui, così come tantissimi altri nelle nostre esperienze anche di cittadine, non riescono ad aver insegnato, coinvolto, messo in campo delle energie giovani che sono anche necessarie quando ci si occupa di cultura. Perché lo dico io che ormai ho 39 anni, noi organizziamo qui da 8 anni, questo parco l'abbiamo fatto per 3 anni di seguito, l'Indie Rocket Festival, lo dico io oggi ho 39 anni, non posso immaginare di continuare a fare Indie Rocket Festival quando avrò 60 anni, perché è una cosa che non ha senso, per cui abbiamo pensato di aprirci, di creare di nuovi coinvolgimenti, e penso che questo quindi è importante, sia avere gli spazi, ma anche, tra virgolette, occupare gli spazi non solo fisici che ci sono. Questo è quello che è importante fare. Grazie, Daniela. Allora, il nostro ospite, l'ultimo ospite, è Berardino Fiorilli, vice sindaco del comune di Pescara, che avrà molto da dire a questo punto. Allora, Berardino, innanzitutto ti chiediamo una riflessione anche prima di tutto sugli esempi che abbiamo avuto, ecco, al di fuori del territorio pescarese, quindi inserimento dei giovani e battaglia dei giovani nel mondo dell'arte, nel mondo dello spettacolo, i giovani fra virgolette, perché poi il concetto di età, come sappiamo, in Italia è estremamente relativo nella politica, e in tutte quante le sue forme, la testimonianza di Patrizio Gragnano e anche quella di Alessio Pascucci, e poi una riflessione eventualmente su tutte quante le richieste che sono venute dalle persone che sono sul territorio, quindi che vivono Pescara e che ne conoscono i vantaggi, ma che le hanno fatto qualche richiesta. Sì, grazie. Innanzitutto per l'invito, per questa occasione che mi date di confronto, per me è utile perché poi si riporta sempre qualche suggerimento in più dentro il cosiddetto palazzo. Io comincio un po', se me lo consentite, con la mia esperienza, molto brevemente, perché io ho cominciato a fare politica per caso nel 98, e da allora sembravo giovanissimo, oggi mi rendo conto che c'è chi ha di gran lunga superato questo record, però avevo 28 anni e mi sono ritrovato quasi casualmente a fare l'assessore. Credo nella rivoluzione giovanile, nel senso che se i giovani saranno imposti e proposti alla politica può essere pure. Sono un po' scoraggiato dall'esperienza amministrativa che faccio, perché in questi anni, ormai sono 3 anni che sono al governo, sono tanti anni che sono in amministrazione, ma 3 anni che sono al governo. La mia porta, credo che Giulia la possa confermare, è sempre aperta a tutti, ma chi bussa spesso viene a cercare vantaggi, e lo dico anche a molti giovani, vantaggi personali, quasi mai proposte concrete per la città. Poi che queste proposte spesso non possono essere accolte, per problemi di budget, ma che comunque mi stimolano, è vero. I 6.000 euro che erano sul bilancio per il bus notturno di un messio. Poi c'è Roberto lì che ha seguito con noi tutto l'iter, perché su proposta anche di Roberto, che allora seguiva il gruppo di SOA.
Poi la burocrazia, i problemi con i sindacati della GTM di allora non ci hanno consentito di far partire un bus navetta per i giovani di notte, che potesse essere una cosa utilissima. È una battaglia che abbiamo fatto insieme, che probabilmente allora abbiamo perso, che io spero di poter riproporre. Lì non era un problema di fondi, per esempio, non c'era un problema di soldi, i soldi c'erano, non siamo riusciti a fare un'iniziativa che era bella, proposta da loro, dai giovani, e che era stata anche accolta dall'amministrazione. Ecco, per dire che poi i problemi spesso sono veramente di tanti tipi. Dicevo, la mia porta è sempre aperta, come quella di tanti altri colleghi politici. Spesso però chi viene a bussare viene a chiedere vantaggi personali, quasi mai proposte per la città, per l'intera collettività. E questo lo dico con rammarico, perché queste richieste arrivano spesso anche dai giovani. Allora io vorrei che i giovani fossero, mi piacerebbe che quelli che hanno idee, che hanno proposte, si facessero sentire, non per forza candidandosi, magari anche quello, perché è una bella sfida, quali potersi candidare e prendere voti. Anzi, è un invito che faccio, perché è giusto che la classe politica si rinnovi e ricambi sempre. Però che lo facciano con la consapevolezza. E ho parlato con gli architetti che mi dissero allora, ma noi siamo stati un po' abbandonati in questi anni, abbiamo continuato a fare i progetti, a portare avanti la costruzione, ma l'amministrazione non ci diceva specificamente cosa voleva farci dentro questo contenitore. I lavori ormai erano quasi conclusi, era difficile cambiare il progetto del primo lotto, soprattutto il secondo partirà bene. E difatti quel lotto, io vi invito, anzi poi magari faremo anche un appuntamento su questo, ma ne abbiamo già fatto uno aperto a tutti, vi invito a visitarlo quando sarà possibile. È un edificio molto bello, bellissimo anzi, ma anche quello è un ex inceneritore, ex inc. Però è stato recuperato bene, per carità. È un edificio molto bello. Ma se oggi qualcuno di voi dovesse dire che cosa ci si può fare realmente, ecco, dentro quegli spazi è difficile pensare qualcosa che possa avere anche una rendita che permetta quantomeno di andare in pareggio con la gestione. Allora la prima cosa di cui mi sono preoccupato è cosa ci facciamo lì dentro, perché il titolo è bello, Città della Musica, ma poi in realtà per la musica ci sono quattro sale prova, anche molto piccole, dove non è possibile neanche mettere un pianoforte a coda dentro, quindi dedicata proprio alla musica c'è ben poco, almeno nel primo lotto, poi vi parlerò del secondo. Ho consultato subito un po' di amici musicisti, alcuni dei quali erano già sentito parlare del progetto, poi ho chiamato il conservatorio perché mi sembrava l'istituzione più rappresentativa, ho chiamato anche l'università e abbiamo organizzato insieme un mesetto fa un convegno dibattito aperto a tutti, in cui abbiamo detto questa è la struttura che abbiamo, che fra poco sarà inaugurata, queste sono le cose che si è detto che ci si voleva fare, in realtà molte di queste non ci si possono fare perché la struttura non lo permette, almeno nel primo lotto. Decidiamo insieme cosa è possibile fare, sappiate però che questa struttura alla fine del mese avrà questi costi e noi come amministrazione oggi così probabilmente non potremo permetterci, quindi pensiamo anche insieme a qualcosa che potrà essere produttivo, non necessariamente l'intero costo, ma quantomeno che non sia soltanto un costo. Su questo abbiamo fatto un'apertura a tutti, è ancora aperto il dibattito, faremo un secondo appuntamento a settembre-ottobre e ci aspettiamo tante proposte, ma soprattutto perché il secondo lotto, che è ancora in fase di realizzazione, che può essere modificato realmente, possa essere il motore del primo. E la bella notizia è che mi aspetto sicuramente suggerimenti che possano far sì che il secondo lotto sia veramente un'attività produttiva da parte dei giovani, e che a fianco a quella struttura c'è il lungo fiume, che è uno spazio aperto molto bello, dove io vorrei che realmente si potesse, e credo che si possa fare, forse lo farà l'amministrazione successiva, non so se ci sarò io, non ha importanza, ma sicuramente potrà essere uno spazio attrezzato per i giovani, d'estate all'aperto per fare concerti, dove sicuramente lì non si darà fastidio a nessuno perché siamo un po' lontani dal mondo, ma siamo anche vicini alla città, con uno spazio interno che già predisposto, parlo del secondo lotto, come spazio musicale, un auditorium molto bello con sala prove, con sala di incisione anche per orchestre, cosa che manca nella nostra città, e fiore all'occhiello che dovrebbe dare poi lustro a quella struttura sarà una scuola di eccellenza musicale, perché io ho scoperto, lo sapevo perché sono amante della musica, l'ho scoperto ancora più da vicino, che Pescara ha tantissimi musicisti di eccellenza, ma proprio di eccellenza, forse grazie anche al Festival Jazz, a questa passione che c'è per la musica, che spesso sono costretti ad andare a suonare fuori e non riescono
ad esprimersi nella propria città. Allora quella potrebbe essere una risposta a tante, non tutte, ma tante delle proposte che sono venute fuori questa sera. Ho tante altre cose, ma magari se mi... Ok, c'è qualcuno che vuole intervenire magari sulle questioni che abbiamo trattato? Sì. Macao, un intero palazzo per fare attività culturali, artistiche, intellettuali, eccetera, ed è stato liberato, disoccupato. Beh, lì c'è stato un movimento intellettuale molto forte dietro, c'è stata una difesa grande da parte dei personaggi della cultura storica italiana, tra cui per esempio Dario Fo, o anche il presidente del consiglio della giunta comunale di Milano. Il presidente del consiglio comunale. Il problema lì è stato che questo spazio era privato, però l'immagine che ne è uscita fuori, che è stata data dagli interpreti culturali, intellettuali dell'evento, è stato che Macao ha liberato uno spazio e non lo ha occupato. Questo per quale motivo? Perché era uno spazio privato abbandonato da 15 anni nel centro della città. Quindi avere uno spazio che è inutilizzato in realtà è un danno, per cui non è vero che tu lo stai occupando, probabilmente è vero che lo stai liberando. Quindi sicuramente città della musica può essere un posto interessante, ma nel frattempo che lì non si finiscono i lavori, noi che facciamo questo con lì? E questo. Poi allora, tu hai detto una cosa fondamentale, che le associazioni più attivi hanno, più volontari hanno, più possono incidere nella forza delle loro scelte. Però noi per avere degli attivi abbiamo bisogno di spazi. La nostra sede è di 40 metri quadri, noi paghiamo 450 euro al mese, ci costa, e ci costa molto anche riuscire a riunirci. E anche quando dobbiamo fare dei gruppi di lavoro divisi, dobbiamo fare dei turni. Prima noi avevamo la biblioteca sociale e davamo anche lo spazio per poter studiare, avevamo una sala studio. Adesso abbiamo dovuto chiudere la sala studio perché lo spazio ci serve, fortunatamente siamo cresciuti, abbiamo più attivi e abbiamo ridotto i servizi che offrivamo. Basterebbe prendere tutti quanti quei posti che sono abbandonati, che sono semplicemente degli appartamenti che ha il comune o che ha la provincia o che comunque sono di proprietà pubblica, che sono inutilizzati. Noi potremmo pagare un affitto minimo o comunque pagare le spese, e già a livello architettonico vivere in un luogo crea manutenzione, quindi crea qualità e crea anche qualità nel quartiere, che era lo stesso discorso che faceva lui utilizzando totalmente un altro sistema. Per quanto riguarda Città della Musica, io il progetto di Luigi Coccia lo conosco bene perché mi ricordo il bando di Euroban e tutto quanto lì perché è stato fatto, però è piuttosto assurdo che un progetto del genere vinca il concorso, si decide di realizzarlo e non si sa ancora che scopo deve avere, che attività ci si faranno e quanto sarà oneroso per l'amministrazione poterlo gestire. Il rischio qual è? Che voi non avete i soldi, che i progetti non facciano entrare soldi, voi non possiate mantenerlo, quel posto rimane chiuso. Perché ovviamente tu non puoi fare uno spazio alto 20 metri, vetrato, dove dentro si boccheggia e poi non hai soldi per pagarlo. Quindi insomma... Sono perfettamente d'accordo con te, per questa mi sembra assurdo, ma è così. Per questo quando ho visto il progetto, ma ormai realizzato, perché il primo sopralluogo che ho fatto era un cantiere, ma ormai gli spazi erano delimitati. La meraviglia che ho avuto io è quella di che cosa ci si fa? E ho letto la sfilza di cose che ci si fa, è come tutte le cose, quando si scrive molto significa nulla, quando si dice troppo in realtà non è nulla. Io non do neanche responsabilità agli architetti che sono stati molto bravi, ma come ogni architetto, se voi date le chiavi di casa a un architetto ben andate, lui lo fa, la fa vostra casa a suo gusto, senza sentire
le esigenze di chi poi ci abita, di cosa vuole. E un po' è successo questo, loro mi hanno detto, noi siamo stati lasciati quasi soli per 5 anni, abbiamo fatto quello che ci sembrava più bello. E hanno fatto un'opera dal punto di vista estetico molto bella, ma sicuramente poi andrà in qualche modo recuperata. Io dico, non tutto è perduto, perché il primo lotto, a me piace fare questo esempio, una sorta di reception di un grande hotel dove ancora non ci sono le camere, quindi oggi dobbiamo pensare a fare le camere in modo tale che poi quella grossa reception fatta così com'è possa essere un punto d'accoglienza e anche di incontro. Due cose veloci. Il primo lotto è praticamente pronto, io credo che noi a fine settembre, se non ci sono intoppi di burocrazia, collate e cose varie, potremmo già aprirlo. Però quando l'avete presentato non è vero che c'era il dibattito? No, non c'era il dibattito, aspetta, no, non c'era il dibattito volutamente. Noi l'idea era questa, presentiamo il progetto, facciamo vedere cos'è, diamo l'input a tutti nel secondo dibattito, nel secondo incontro che faremo, perché il dibattito. Abbiamo voluto dare gli elementi per poter fare una riflessione, perché il dibattito lo apri avendo cognizione di causa. A me non piacciono i dibattiti su Facebook, perché ognuno dice tutto senza sapere nulla. Io credo che bisogna dare elementi per poter fare una riflessione e fare una proposta concreta, altrimenti il dibattito su che cosa sarebbe aperto. Sul fatto degli spazi, cioè forse non sono stato chiaro. Detto quello che ho detto, è importantissimo che le associazioni, tutte le associazioni che fanno opere meritorie sul territorio, quindi utilità sociale, sanitaria e chiaramente questo ci sono i giovani, abbiano una sede. Non credo che bastino per tutte, perché per fortuna o per sfortuna abbiamo più associazioni che sedi. Sicuramente andrà fatto una graduatoria, riapriamo ormai improcrastinabile l'apertura del bando con criteri trasparenti per tutti e vinca il migliore, io sono di questo parere. Allora, abbiamo visto che i nostri ospiti hanno appunto detto che Pescara è una città molto bella. Quando torneranno a trovarci, troveranno il centro di aggregazione giovanile, Fiorilli? Abbiamo anche un ostaggio al suo orologio. Dipende da quando l'invitano. Loro vorranno presto, diciamo, vorrebbero tornare abbastanza presto. Allora, vorrebbero essere ancora giovani. Per vederlo. È troppo facile fare promesse. E poi giovani, ecco. È troppo facile fare promesse e strappa applausi, perché tanto poi i fatti parlano più delle parole. Io credo che oggi noi abbiamo delle strutture che sono già un punto di incontro, penso all'ex mattatoio in Gran Sasso, dove comunque c'è un movimento sul teatro, ma anche di giovani si stanno rivitalizzando. Abbiamo strutture cosiddette polifunzionali che devono ancora avere un'identità e potremmo intanto pensare a utilizzare quelle che abbiamo. Realizzare una struttura in pochi mesi è impossibile, non tanto per i soldi, ma per la burocrazia, che perché si parte un'opera pubblica, ci sono altri amministratori qua, ci vogliono dai 2 a 3 anni se tutto va bene, se non ci sono in tavola, se tutto va bene. Quindi non mi fate fare promesse che poi non posso oggettivamente mantenere. Ok, non puoi mantenere una promessa così grande, però prometti che in autunno apri un tavolo con la SOA Movimentazione, tutte le associazioni che vorranno partecipare, per capire come si può fare questa cosa a Pescara? Guarda, il tavolo per me è sempre aperto, quindi per me anche a settembre lo possono aprire, non c'è bisogno di aspettare. Noi a settembre ci siamo per... Allora, ci vediamo a settembre, ragazzi! La serata continua, il tempo di montare qui il proiettore, ci mettiamo veramente 5 minuti e presentiamo il progetto Popstar con il video con Anna Maria Talone, quindi veramente il tempo tecnico siamo qui. Grazie.